Quando sogniamo, ci capita spesso di vivere situazioni tendenzialmente paradossali, con la presenza di persone che crediamo siano frutto del nostro cervello. In realtà, i volti delle persone dei sogni sono i volti di chi abbiamo incrociato almeno una volta. Cerchiamo di capire adesso cosa succede durante i sogni. Il motivo è che il nostro cervello non crea, ma elabora soltanto. Quello che può succedere è che parti di persone potrebbero essere sostituite con altre, in quanto gli abitanti dei nostri sogni, chiamiamoli così, sono i semplici passanti di cui non ricordiamo più tutti i dettagli. Quindi la domanda sorge spontanea: perché ci ricordiamo soltanto i volti? Il motivo è che il volto è la parte dell'essere umano con più dettagli, quindi noi automaticamente, quando vogliamo riconoscere una persona e distinguerla dalle altre, andiamo automaticamente a studiarne la parte con più dettagli. Qualora incontrassimo una persona con, magari ipotizziamo, un terzo braccio, il nostro cervello memorizzerà come prima cosa proprio il terzo braccio in quanto è caratteristico di quella persona. Per questo motivo, il volto, avendo molti dettagli, è quello su cui noi ci concentriamo principalmente. A questo punto la domanda è la seguente: è possibile incontrare le persone dei sogni nella realtà? La risposta è sì, anche se è difficile. Questo perché tramite i social abbiamo accesso a un numero elevatissimo di volti e quindi ogni volta che li utilizziamo automaticamente memorizziamo dei nuovi volti che poi si potrebbero ripresentare nei nostri sogni.